l'andà. Vai, vai pure, oh figlia ingrata, che qualcosa succederà. Quando furono in mezzo al mare, il bastimento si sprofondò. Pescatore che peschi pesci, la mia figlia vai tu a cercar. Il consiglio della mia mamma era tutta la verità, mentre quello dei miei fratelli resta quello che magana. Allora dobbiamo essere più precise. Comunque qui facciamo l'inchino, ringraziamo, salutiamo e andiamo a mangiare. No, no, aspetta un momento. Oh, cosa c'è adesso? Sempre il bastian contrario, non vuoi fare l'inchino? No, che sono un po' confusa. Non fare l'inchino, se non vuoi farlo, non farlo. Magari a fine spettacolo passi col cappello. No, guarda! Girati! Ma... esatto! Ma dove caspita siamo? Finite! Scusate ragazzi, potete dirci dove siamo? Dove siamo? Negli Stati Uniti. Stati Uniti! Oddio! E adesso come facciamo, scusami? Ci aspettano a Genova in teatro, come si fa? Senti, senti, sei stata tu a dire. Io ti avevo detto di controllare la cartina. Ma quale cartina? Sei stata tu a dire. Ma guarda che bella barca, perché non saliamo a vedere com'è fatta? Ah, sei stata tu a salirci! Sono stata io a salirci, com'è che tu sei qua al mio fianco? Ti ho forse rapita? Basta litigare, ci stanno guardando tutti. Ma secondo te capiscono cosa stiamo dicendo? Proviamo a chiederglielo. Ragazzi, voi parlate l'italiano? Sì. Sì. Capiscono la nostra lingua. Bene, perché noi non parliamo una parola di... che lingua parlano? Il portoghese. Sei sicura? Certamente. O il francese. Vabbè, se parlano l'italiano parliamo in italiano, anche perché noi non parliamo nessun'altra lingua. Ma facciamo una prova. Allora, se io vi dico nel mezzo del cammin di nostra vita, voi mi direte: mi ritrovai in una selva oscura che la diritta vi era smarrita. Zitta! Volevo che loro lo dicessero, volevo sapere se davvero sanno l'italiano. Ma certo che lo sanno! Chi non conosce Dante Alighieri? Dante Alighieri? Sì. Sì. Il padre della lingua italiana? Sì. Perché forse, aspetta, è vero. Non sembra che lo sappiano proprio. Perché Dante non era il suo vero nome, era un diminutivo. Il suo vero nome era Durante Alighieri. Mm-hmm. L'autore della Divina Commedia! Sì. Virgilio. Caronte, Caron, demonio con occhi di bragia. Beatrice, la donna angelicata. Senti, arrenditi, li vuoi interrogare? Sembra che non lo sappiano, arrenditi. Ma come facciamo? Ma non possiamo spiegarlo tutto, sarebbe noiosissimo. Io dormivo sempre a scuola quando mi spiegavano Dante, la Divina Commedia, e l'Inferno, il Purgatorio, il Paradiso, tre libri interi! Non finiva più, non si capiva mai niente, quello sì che era portoghese, non era sicuramente italiano. E adesso come facciamo? Non possiamo parlare a loro, perché non ci capiscono. Quindi non possiamo più tornare in Italia e quindi saremo costretti per tutta la vita a mangiare la pizza con l'ananas. Sei sempre la solita esagerata. Figurati se esiste una pizza con l'ananas. Sì. Sai che c'è? Magari non hanno studiato benissimo Dante, ma hanno studiato il Boccaccio, il secondo padre della lingua italiana, che è anche più pop, posso capirlo. Ehi raga, se vi dico umana cosa avere compassione degli afflitti. No, non lo sanno. Allora hai ragione tu. Non capiscono l'italiano e siamo costretti a rimanere qui in America per sempre a mangiare le fettuccine al freddo col pollo. Stop, cos'hai detto? Fettuccine al freddo? Ma da che parte dell'Italia sono? No, 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 di nessuna parte. Sono una menzogna. Qui le mangiano convinti che sia un piatto tipico italiano col pollo. No, dico, ma ti rendi conto? La pasta col pollo? E se le vedessi? Sono un incubo, una maledizione. Aspetta, ho capito. Tutto questo ci è successo perché ho rotto lo specchio del camerino e perché ho perso il mio portafortuna. Oh, sempre la solita superstiziosa, queste cose non esistono. E poi, basta piangersi addosso, ok? Dai, dobbiamo farci coraggio, su! Non possiamo sempre stare qui a lamentarci. E poi forse, siamo qua per un motivo. Forse siamo qua per insegnare Dante, Boccaccio e parlare del vero cibo italiano. Ma hai appena detto che sono noiosissimi e che non si capisce niente! Vabbè, magari ho esagerato, ecco. Sono bellissimi, magari anche con un po' di riassunto, insomma, con l'aiuto del teatro. Possiamo rompere la maledizione? Beh, possiamo provarci. Beh, grazie. Va bene. Così potremo tornare a casa in Italia. No, aspetta un attimo. Oddio! Ma non dico, ma sei matta? Lo so, ci siamo dimenticate. Oddio, che figura. Sono 2 ore che parliamo e non ci siamo ancora presentate. Va bene, allora, io sono Carlotta, sono una attrice italiana, gli attori in Italia viaggiano sempre, recitano lo stesso spettacolo in tutti i teatri. Noi recitiamo nello stesso spettacolo che debutta questa sera a Genova. Doveva debuttare a Genova, poi per caso siamo salite su una bella barca. Tu sei salita su una barca, io non volevo salirci. Buongiorno americani, io sono Speranza e sono un'attrice italiana. Sono arrivata questa mattina con Carlotta su una barca, ma ci siamo perse, quindi ci serve il vostro aiuto. Ma non sappiamo se potete davvero capirci. Così vi vogliamo insegnare la nostra lingua e le nostre tradizioni. Così potremo tornare a casa in Italia. Ma cominciamo dall'inizio. La lingua italiana nasce con Dante Alighieri nel 1300 in Toscana. Prima di Dante si usava il latino, la lingua degli antichi romani, nei libri e in chiesa. Per il resto si parlavano dialetti diversi in ogni regione. Uè, facitemi un piacere! Sate ora cos'è? Scusate, che avete detto? Mi assurosate ure, mi ricorda ura, poi minga sta chiappete là e bambul. Vai a ura, terul. Ma guarda questa, carrude, tiè. Avete capito, ragazzi? No? Ecco, neanche gli italiani si capivano tra di loro. Dante scrive la Divina Commedia in toscano perché il toscano era il suo dialetto. È la lingua più bella di tutte! È inutile menare il camperlaia! Non lo so se è la lingua più bella di tutte, ma la Divina Commedia ha un successo strepitoso. Tutti la vogliono leggere e per leggerla devono imparare il toscano che poi diventa l'italiano. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era è cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura, tant'è amara che poco è più morte. Ma per trattar del ben che vi trovai, dirò dell'altre cose che vo scorte. Ecco, questa è la lingua della Divina Commedia, è l'italiano antico, non è molto facile da capire, però è comunque bellissimo. Ma come ti sei conciata? Mi sono messa il pigiama di Dante, non ti ricordi che stava dormendo all'inizio del racconto? E quindi io cosa faccio? Virgilio? Brava! E questa? Oh, Speranza, ma non sai proprio niente. La corona d'alloro è il simbolo della massima gloria. Per questo quando ti laurei, laurea all'oro, te la mettono in testa. Dottore, dottore, dottore del buco. Oh, le parole! Ma sei matta? Ma le usa pure Dante nella sua commedia che è divina? Ma che c'entra? Dante usa le parolacce perché deve descrivere la gente del popolo. In questo caso sono proprio fuori luogo. Ok, ma hai detto tu adesso che io sono laureata e quella si canta quando ci si laurea. Basta! Hai rovinato tutto! Nel mezzo del cammin di nostra vita... L'hai già detto. Or se tu, quel Virgilio e quella fonte che spande di parlarsi largo fiume... Posso rispondere con la parafrasi? Ragazzi, la parafrasi è la traduzione. Sì, sì. Sono io, il poeta che ha scritto l'Enaide. Allor si mosse e Dio li tenne dietro. Per me si va nella città dolente. Eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Ma scusa, ma tu davvero vuoi portarmi in questo posto così orribile? Dai, ma non possiamo finirla qua e parlare l'italiano moderno? Vediamo in italiano moderno. Io sono Beatrice e ti spingo a questo viaggio. Vengo da quel luogo dove desidero tornare. È l'amore che mi guida e che mi fa parlare. Oh, oh, oh. Oh, Virgilio, questa è Beatrice, non la riconosci? Io lo sapevo che era in paradiso. Ma per raggiungerla dobbiamo attraversare l'inferno. Dante, non vorrei... scusa. Io lo so che sei sempre stato innamorato di Beatrice, ma a lei non gliene è mai fregato niente di te. Perché non lasciamo questo posto e ce ne torniamo a casa? Vuolsi così, colà, dove si può, ciò che si vuole e più non dimandare. Oh, e va bene, vogliono così in paradiso, non rompere le scatole? Sei sicuro della traduzione, Dante dice a Virgilio di non rompere. Senti, dobbiamo attraversare la Caronte, se non ti dispiace ci dobbiamo imbarcare. Sei così sicura che tutti ti stanno aspettando in paradiso? Cioè, tu sei anche testardo, arrogante e anche cattivello. Quindi poi tutti quelli della Divina, poi già la presunzione dal titolo, con me delle mani, tutti all'inferno tu. Così sono sceso dal primo al secondo cielo, che è più stretto, ma è ancora più doloroso. Qui stava il terribile Minosse. Lui esamina i peccatori all'entrata, giudica e mostra con la sua coda in quale girone devono andare. Se io non ci sto capendo nulla, ma mi puoi, dai, ma mi puoi dire cosa sta succedendo? Speranza, sei la solita zuccona. Dante scrive una storia di cui ovviamente è il protagonista. Si immagina in sonno di essere in un bosco terribile, che sarebbe questo. È l'inizio del suo viaggio. Deve attraversare l'inferno, che è un posto terribile a forma di imbuto, dove vengono mandati i dannati, le persone cattive, quando sono morte. Minosse, un mostro terribile della mitologia greca, giudica le persone cattive e dice in quale dei cerchi devono andare. In ogni cerchio c'è una punizione terribile. Più va in basso, più è terribile e dura per sempre. Hai capito? Cioè, e tu mi vuoi portare davvero in questo imbuto orribile, rumoroso? Allora, una cosa sola, c'è almeno la wifi? Ma porca miseria! Maestro! Ma chi sono quelle persone sbattute dal vento? E che ne so! Chiedili chi sono! Ecco! Ma che situazione imbarazzante! L'amore che accende facilmente i cuori gentili ha fatto innamorare lui del bel corpo che non più. L'amore a cui non si può resistere quando si è amati mi ha fatto innamorare di lui così tanto che la passione dura ancora adesso. L'amore è la ragione per cui siamo morti. Chi ci ha uccisi è nell'ultimo cerchio. Ma adesso ho capito, ma che storia bellissima! Sono Paolo e Francesca. Erano cognati, ma mentre leggevano un libro si sono baciati e il marito di lei li ha uccisi. Per la commozione sono svenuto e sono caduto, come cade un corpo che muore. Dante! Dai, ma basta fare la drama queen! Dai, loro sono stati uccisi, non tu! Dai, coraggio, alzati! Lo vuoi un panino? Dai, perché non ce ne andiamo da questo posto? Andiamo a fare una bella gita in campagna! Ma che bella idea! Questo è proprio quello che succede nel Decameron del Boccaccio. Era il 1349. A Firenze arriva The Black Death, la peste. Allora questi 10 ragazzi, invece che rimanere in città a soffrire, decidono di andare in campagna a festeggiare di essere vivi. Sono un po' confusa io. Che novità! Simpatica, sei proprio simpatica! Allora, non abbiamo detto che siamo qua ad insegnare la lingua italiana! Che cosa c'entra Boccaccio? Stai scherzando, vero? Boccaccio è innanzitutto il secondo padre della lingua italiana e poi ha scritto uno dei primi romanzi della storia! Tradotto in tutto il mondo, un bestseller! È anche grazie a Boccaccio se nasce l'italiano. Innanzitutto usa una lingua ancora più semplice e poi è divertentissimo. E lo chiama Decameron, è un nome un po' strano. Lo so, perché è greco antico, andava molto di moda all'epoca. Deca in greco vuol dire 10. Emeron vuol dire giorni. 10 giorni. Decameron, ti ricordi che i protagonisti erano 10? Vabbè, venivano incoronati uno al giorno, re o regina della giornata. 10 giovani, 10 giorni, Decameron. E si raccontano delle storie. 10 al giorno. Chichibio e la gru. La reina a Neifile impose che seguitasse, la qual disse: Corrado Gianfigliazzi, siccome ciascuna di voi è udito e veduto pote avere, sempre della nostra città è stato nobile cittadino. Oh. Speranza, hai capito cosa ha detto? No, neanche una parola. Te pareva. Vediamo se abbiamo una traduzione in italiano moderno. Speranza, sei la solita zuccona. L'ha detto lei. Un giorno il nobile Corrado Gianfigliazzi va a caccia e cattura una bella e grassa gru. La porta al suo cuoco, che si chiama Chichibio, e gli chiede di prepararla per la cena. Chichibio la mette subito sul fuoco. Il buonissimo profumo raggiunge Brunetta, la vicina di casa di cui Chichibio è innamorato. Questa corre dal fuoco e lo prega di farle mangiare una coscia. Io la coscia non te la do, no, 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 io la coscia non te la do. Ah, non vuoi darmi la coscia? E allora io non te la do, no, no, no. Stop, cosa? Ma sei seria? Cosa? Innanzitutto non vuoi dare Brunetta? Una valigia che non mi piace proprio così aperta. E poi come... Vabbè. Cosa? Cosa non vuole dare Brunetta? Allora, Speranza, sai, esistono le api ed esistono i fiori. No. Cosa c'entra? Non sai neanche questo. Questa è l'immagine che i genitori usano per spiegare il... Ok. Sai cos'è la censura? Che domande! Certo che so cos'è la censura, non sono mica stupida! Non ho capito la storia! Bene, allora, nel 1500 la Chiesa Cattolica vieta la lettura del Decameron. Nel 1500 la Chiesa Cattolica censura il Decameron. E quindi... No, vabbè, mi arrendo, scusatemi ragazze. Il sesso! Brunetta dice che se non mangia la coscia non farà mai sesso con lui. Vergognati! Speranza? Ma continuiamo con il nostro racconto. Brunetta convince Chichibio a darle la coscia. Arriva il momento della cena e Chichibio porta in tavola la gru con una sola coscia. Corrado si arrabbia e chiede al cuoco cosa diavolo è successo all'altra coscia. Chichibio, spaventato, non sa che fare. Così si inventa che tutte le gru hanno una sola coscia. Corrado, sempre più arrabbiato, dice a Chichibio che la mattina seguente andranno insieme a vedere le gru e se queste avranno due cosce lui verrà picchiato. Così al mattino vanno al lago dove le gru riposano su una sola gamba. Chichibio, felice, fa notare al suo signore che ha ragione, ma Corrado lancia nulla. Le gru, alzandosi in volo, mostrano di avere due zampe. Chichibio, preoccupato, dice al suo signore: certo, ma ieri sera non avete fatto... Per questo la gru aveva solo una coscia. Corrado, divertito, decide di non punire Chichibio. Fine. Per lo spettacolo a Genova c'era la sagra dei panzotti e allora, mentre tu facevi appunto le valigie, mi sono comperata una cosina. Dammene un po'. No, dammene un pezzo, brutta egoista. È finita. Come? È rimasta solo la tovaglietta. Perché io ho ordinato le trofie col pesto, nessuna focaccia. Brutta egoista. No, è finita? Dammi un pezzo. Dammi un pezzo di quella. Senti, mi dispiace, Di cosa esattamente ti dispiace? Di tutto. Oh, che pignola! Mi dispiace che mentre facevi le valigie sono andata alla sagra dei Pansotti e mi sono comprata da mangiare. Mi dispiace di aver pagato il conto coi soldi degli spettacoli. Mi dispiace di aver rotto il tuo specchio preferito. Lo so, avevo detto che era quello del Camerino. Mi dispiace! Mi dispiace di averti fatto salire su una bella barca e di averti portato in un posto dove nessuno parla la nostra lingua. Mi dispiace! Senti, non fare così. Su, tieni. Vedrai che lo impareranno l'italiano, non mi sembrano così male, e che riusciremo a tornare a casa in Italia grazie al loro aiuto. Quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna, quel mazzolin di fiori che dalla montagna, e vada bene che non si vada, tengo bene regalar, lo voglio regalare perché le è un bel mazzetto. To answer if you can, I mean. Abbiamo ancora 10 minuti, ragazzi. Se avete domande potete chiedere in italiano o in inglese. Mm-hmm. Come volete. Sì? Siete timidi? Yeah. Were your characters sisters or just friends? I would say friends. Yeah. But like very close ones. When you work in theater, actually, since you travel together, you work together, you sleep together, you eat together, not because you're crazy, but because you have a schedule. Like every day you're changing the place. So I mean, it depends on what kind. We call it tournée, which is a French name actually. It means we travel, it's a journey, you know? And you go everywhere, in as much places as possible. So since you might stay just one day or two in one theater, you really need to organize, like at this time we're gonna have dinner, blah blah blah. And especially if it's not a huge a huge company, so maybe you have different roles in that. You might need to build up the stage and blah 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 and whatever, and drive the truck and whatever. So you spend a lot of time together. That's why you become very close with your colleagues. That was a good question. Yeah. Where have you taken this show around so far? Well, actually, this show has been designed just for you guys, but we wish to do that again. Maybe we're gonna do next year for another class at this school, or I don't know, because actually there's a person in charge to organize these things. We're just actresses and maybe writers and everything. And writer. And writer. Yeah, she's the writer as well. Of the whole script. Yeah. Yeah, thank you. More or less, yes. Yes. No. If you have a question about something you didn't understand because of the language or because of us or of the story or whatever, just feel free to ask. They're like everything. What happened? You guys are really fantastic. Yeah. Yeah. What was, I sort of got like what was going on, but what was the scene? Was it a bird? Were you supposed to be a bird at the? Yeah. Oh. Yeah, crane. Right. Okay. The story you listened is actually the story I translated it because Boccaccio's language is supposed to be simpler than Dante's one, but it's really difficult to understand. So I translated it into Italian, and it was describing these. There are, I think, 1,000 stories from. I'm not good with math, but 10 story per day for 10, 10, 10, like, well. Anyway, there are many stories, and there are short tales into the Decameron, and this is one of the most famous. It's called the Chichibio e la Gru. So I was describing the story, and that's the story of this cook that who's in love with this maid, and the maid wanna eat the leg of the bird before the before dinner. Actually, it wasn't meant to be for that, but she ate it because she says she told to the cook, if you're not gonna give me the leg, we're not gonna have sex. Okay. And so he gave her the leg, and he needs to make up something to the Lord. Because when he noticed that the bird has just one leg, he's like, what? So Chichibio, because he doesn't want to be beaten up, just he remembered that those kind of birds just stay on one leg. So he brings him to see the birds, and he said to them, to the Lord, do you see there? They have just one. And the Lord, who understands, says, ah! So the birds started flying away, and they took the legs down. Oh. The car is super. And then it says funny. That happened because you didn't say ha. Yeah. So that's why. Exactly. And that's why, I mean, we were playing around. It's not the story. Yeah, we're trying our best. Let's put it that way. She did the hard work. But the Decameron is super funny and super dirty. Yeah, it's very nice. It's very nice. And it's similar to in English literature, Canterbury Tales. Have you guys heard of that? Yeah. Very similar. Yeah, which is also in like Middle English. So it's hard to understand. It was like TV for that time. They really have to to have fun with those kind of things. Nice. Any feedback? Things you didn't understand? Things you understood really well? Things that were funny? No? This is their first time doing it, so they didn't get them. I mean, I'm just like, I get, I'm just curious about the transition between the different, like, stories, because you were telling, like, Dante's, like, L'Inferno in particular, and then, like, going through, so was it, like, what were the two actresses like doing that for, I guess? So basically, the issue they are dealing with is the language. When you grow up in Italy, you have to study for sure Dante Alighieri and for sure Boccaccio because they're mandatory to study the Italian language. So they think in their mind that teaching you Dante and Boccaccio, you will understand Italian much better. And actually, this is the first of 4 shows, and we're gonna talk about those writers, Italian writers, that are super important for the Italian language because the goals of the actresses is to go back to Italy and to actual past. But we got lost because she wanted to, you know, get in the ship. So that's her fault. Do you guys understand the premise of the whole thing? Getting on the boat. I wasn't sure that was actually it, but then I. Yeah, okay, cool. Yeah, you got it. And the first song we sing, the Mamma Mia dammi 100 lire che in America voglio andare. It's a kind of old Italian, not as old as Dante, but it's a song that they used to sing in Italy because talk about the tradition to migrate in America. Yeah. Yeah. In the 50s and before, it's really long. And this is a song that Mondine, who were, it's a specific, probably it's too specific for you, but anyway, they used to sing about that, about the fact that they need to leave to get fortune and stuff. It's a poor song. I mean, poor people used to sing that song. Yeah. And the last song is a song that it has a different tradition. I think it's from Alpini, but I'm not sure. Yeah, I'm very bad with names. Well, anyway, but it's a song that when you, for example, if you go camping, you can chant it all together, like hiking, because you can make three voices and stuff. It's super popular. You can make harmonies and stuff like that. Yeah, yeah. And it tells about this bouquet of flowers. I don't know very well this story, but it tells that he's gonna, I think it's a Partigiani song or something. It might war. Be, yeah, it might be. Yeah. Mm-hmm. And yeah. They have this. Abbiamo 2 minuti prima della fine della classe, allora tempismo perfetto. Proprio. Bene. No. Grazie, no, ragazzi. Again, with it. I'm Silvia, she's Serena, and, I'm Serena, yes. And he's Matteo. Oh, nice to meet you guys. Our real names. That was so fantastic. Yeah. Cool. Thank you guys. Yeah, I'm from Italy, near Milan. Oh. And I'm pretty much close to her, yeah, like I'm close to Switzerland, still close to Milan. But yeah. We met here. Yeah. So. Oh, wow. Lombardia or Piemonte? Lombardia. Lombardia. Yeah. Because you guys know the region. Yeah, and that's the dialect she was using. Yeah, when I was playing the dialects, that's a dialect of my own town. Okay. So and Cornuda, it's from Naples. And I can barely understand it. Like, and I'm Italian, so. Okay, thank that you guys. That was the bell, so. Ah, nice. Thank you guys. Thank you guys. You're going to the mezzanine, and let's go get all your bags in the other room, okay? Bye guys, ciao ciao. I'll be right back. I'll be right back. Sure. Grazie. Ciao. 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 Buone. Vedi? No, tranquillo, io ho cercato di aiutarti. E poi quando non riuscivo era troppo alto, non riuscivo a mettersi quello, madonna, però ho detto dai, oh cavolo, cavolo.